Ambiente e Sud si terrà a Monte Sant'Angelo, curata da Lega Ambiente, e diversi ospiti si alterneranno in diversi nella presentazione di questa importante manifestazione, importante non solo per il nostro territorio ma importante a livello nazionale. Ospite d'eccezione Federico Rampini, il cui spettacolo Occidente Estremo debutterà nell'ambito del festival che appunto si terrà a Monte Sant'Angelo dal 25 al 29 luglio, e noi abbiamo il piacere di ospitare qui in libreria questa importante presentazione di una, ripeto, manifestazione di grande rilievo. È stato un piacere organizzare questo momento con Franco Salcuni e intendersi velocemente in pochi minuti sulla necessità di una interazione tra forze operanti nel territorio, sull'idea di stringere, come dire, un'alleanza strategica fra quanti hanno intenzione di consolidare il proprio lavoro in questo territorio. Noi saremo un punto informativo qui per il festival, che affiancheremo vendendo i biglietti dei vari spettacoli, che affiancheremo ospitando quanti vogliano comprare libri in questo periodo, sia luglio sia agosto, con la tessera che gli sarà rilasciata al momento in cui acquisteranno un biglietto, e che quindi consentirà lo sconto per gli acquisti qui in libreria. Quindi saremo un punto informativo e operativo, e volentieri faremo da sponda a questa importante iniziativa, supportandola anche con la nostra comunicazione, perché, ripeto, gli eventi in programma sono tanti e sono, direi, tutti importanti, ma di questo appunto si parlerà nel corso di questa conferenza stampa e introdurrà i lavori. Adesso, presentando anche l'articolazione della serata, di questa serata, Franco... Perché questo titolo al nostro festival? Non sarà certo colpa dei Maya, perché abbiamo voluto raccogliere la provocazione di questa annunciata fine del mondo. Voi sapete, ogni tanto si scatenano i millenarismi, però è anche vero che insomma stiamo vivendo un brutto periodo di crisi. C'è una crisi economica, c'è una crisi ecologica che va capita e va affrontata, e noi siamo ambientalisti, per cui a questo aspetto teniamo molto. C'è una crisi sociale che è conseguenza sia dell'una che dell'altra. Sicuramente ci sono dei cambiamenti nel mondo che sono strutturali, e sicuramente questi cambiamenti stanno avvenendo con una velocità che l'umanità mai prima ha conosciuto. Pensate un po' all'incremento demografico: noi raddoppiamo ogni 17-18 anni praticamente, e mentre l'umanità nella sua storia ha vissuto tempi molto più distesi e molto più lunghi, quindi con grande possibilità di adattamento, di cambiamento lento, maturazione. Ecco, questi sono i temi del nostro festival. Il nostro festival inizierà il 6 di luglio e finirà il 29 di luglio. Noi l'anno scorso lanciamo una provocazione che è anche vera, nel senso che eravamo e siamo convinti, chiedo scusa, che questa dovesse essere l'ultima edizione di Festa Ambiente. Uno, perché scaramanticamente può darsi pure che, diciamo, i Maya abbiano ragione, per cui quello potrebbe anche essere l'ultimo libro di Rampini, quindi sono messi scongiuri, esatto. Comunque faccio che ne uscirò un altro, ecco. Voglio dire, ma anche perché noi non ci rassegniamo al declino. Noi non ci rassegniamo al declino dell'Europa, non ci rassegniamo al declino dell'Italia, non ci rassegniamo al declino del Sud Italia, e non ci rassegniamo al declino del nostro festival. Scusatemi, ma questa congiuntura economica, che io definirei bastarda, le prime vittime le fa proprio nel mondo della cultura. E il nostro è un festival che deve crescere, deve sempre crescere, deve diventare un punto di riferimento importante della cultura italiana. Nel momento in cui ci accorgiamo che, o per volontà degli enti locali, o perché le politiche non ci accompagnano, o perché il pubblico non ci premia, noi lo chiudiamo, perché le cose che hanno una scadenza sono molto meglio di quelle che vanno avanti all'infinito stiracchiando. E quindi noi siamo su questo molto spregiudicati e molto decisi. Detto questo, chiaramente noi quest'anno ci aspettiamo una forte risposta da parte del pubblico. Uno, per il programma, voi avete visto i nomi principali, ma in tutto saranno 60 gli eventi del festival su 4 weekend di luglio, per cui inizieremo con il primo weekend dal 6 all'8, poi il weekend di Federico Rampini, il primo aprile,
il 14 e il 15, e poi faremo una 10 giorni dal 20 al 29 luglio, con in tutto 55 eventi. 5 giorni di Teatro Civile Festival, che è la nostra perla culturale, dove noi sperimentiamo linguaggi teatrali, e tra l'altro c'è una grande novità, perché quest'anno terremo anche un seminario sulla nuova critica teatrale all'interno, per cui diventerà sempre un punto di più, un punto di riferimento proprio per l'ambiente teatrale. E poi avremo i 5 giorni di Festa Ambiente Sud, che inizieranno col concerto degli After Hours il 25 di luglio, che è dedicato al patrimonio UNESCO e quindi alla salvaguardia dei beni culturali. Voi sapete che il Santuario di Monte Sant'Angelo è patrimonio UNESCO da giugno dell'anno scorso, e terminerai con il concerto di Vinicio Capossela, che terremo nel castello, che è dedicato alla Grecia. Voi sapete, oggi esce il disco è tutto in greco, nel senso che si parla del linguaggio musicale greco, e noi dedicheremo quella giornata, il 29 di luglio, all'Europa. Sarà un abbraccio all'ultimo della classifica, perché noi crediamo nell'Europa dei popoli e quindi nell'Europa politica, e siamo molto perplessi di fronte invece all'Europa degli spread. Dobbiamo, proprio questa crisi ci deve portare a ragionare in termini diversi. Non si può parlare in termini di inclusione ed esclusione dalla comunità, che è questa Europa che stiamo costruendo, solamente utilizzando parametri, o prevalentemente utilizzando parametri economici. Dobbiamo capire come dare invece una spinta forte per arrivare a costruire l'Europa politica. In mezzo ci sono tanti eventi di tipo gastronomico, dibattiti, tanto teatro, tanta musica, sia gratuita che a pagamento. Michele parlava di questo ruolo della UBIC. Noi stiamo costruendo una rete di Festa Ambiente Sud Point sul territorio, di cui fanno parte la UBIC, la libreria Fahrenheit di San Giovanni Rotondo, la nuova libreria che non so, si chiama, mi sembra, non mi ricordo, Arcadia o una cosa del genere, di San Nicandro Garganico, è nata l'altro ieri, per cui non ricordo ancora il nome. La libreria Orsa di San Severo, e un paio di punti di riferimento li avremo anche su Mattinata e naturalmente su Monte Sant'Angelo, una libreria che ci fa da biglietteria ufficiale del festival. Quindi teneteci d'occhio, scoprirete pian piano il programma. Io un annuncio ve lo devo dare, una cosa importante, ve l'anticipo, poi ne parleremo meglio. Il giorno in cui Pino Aprile, il giorno prima che ci sei tu, presenterà il suo spettacolo, il prima anche quello, Profondo Sud, noi dedicheremo un evento importante a un film che è stato girato nel centro storico di Monte Sant'Angelo 40 anni fa, nel 1972, un film importante con un cast eccezionale, da Thomas Millian, Barbara Boucher, René Papas, Florinda Bolkan, Porel, c'era di tutto, musica di Rizzo Ortolani, effetti speciali di Rambaldi, regia di Lucio Fulci, che non si servizia un paperino. È stato girato nei luoghi del nostro festival giusto 40 anni fa, e noi dedicheremo un evento importante, una due giorni direi, perché faremo anche le proiezioni nel giorno in cui ci sei tu, dedicheremo questa due giorni a questo film che per noi è stato importante. Stiamo raccogliendo testimonianze, punti di vista, racconti sul territorio, anche per dare voce alla città che ha vissuto questo set. Non anticipo altro, tanto voi potete fare riferimento al nostro sito, che è www.festambientesud.it. Seguiteci, perché noi giorno per giorno sforneremo tutte le cose che stiamo costruendo. Abbiamo già costruito una piccola cartolina con i primi annunci che abbiamo dato. Una cosa importante: per la prima volta avremo una sezione di danza contemporanea, 4 date importanti, molto significative di danza contemporanea, e una sezione di teatro ragazzi, quindi pensiamo anche ai nostri figli, almeno per intrattenerli mentre noi ci divertiamo. Non è questo lo spirito, chiaramente. Stasera daremo la parola a Federico, perché sapete, viene a debuttare da noi, e noi di questo siamo assolutamente onorati. Il giorno prima di Federico Rampini, il 14 di luglio, avremo un altro debutto eccellente, che è quello di Pino Aprile, che con Eugenio Bennato presenterà Profondo Sud, che è tratto dai suoi ultimi 3 libri.
più il nuovo che sta scrivendo. Quindi, e abbiamo chiesto, non potendo lui essere qui, abbiamo chiesto a Pino Aprile di mandarci un messaggio, per cui io direi alla regia, Alessandro, grazie, di mandare il messaggio, che il 14 e il 15 di luglio hanno a che fare con questo territorio, nel senso che coautore di Profondo Sud è Raffaele Pescera, che sta qui con noi, e io gli lascio brevissimamente la parola. Sta coadiuvando Pino Aprile nella redazione di questo. Sì, buonasera, coautore per caso direi, insomma, per mimare altri personaggi, ecco. E com'è nato questo progetto, com'è nata questa idea? Sì, per caso direi, perché io con Pino Aprile stavamo collaborando a un lavoro su Matteo Salvatore, lui insomma ha affermato tra l'altro in questo video che la musica è figlia del dolore, soprattutto la musica di Matteo Salvatore. Non solo del dolore, anche dell'ironia, come si spiega. Insomma, questa collaborazione con Pino Aprile, che era partita sullo studio, ecco, del blues, del nostro blues, che è del blues garganico soprattutto, e grazie allo spettacolo su Matteo Salvatore, messo su da Marcello Corbino, dalla promo music di Marcello Corbino, che insieme allo spettacolo anche ecco, programmato l'uscita di un libro su Matteo Salvatore per l'appunto, e poi insomma la morte improvvisa, prematura del povero Lucio Dalla ha un po' bloccato, ecco, ritardato questo progetto, che comunque a quanto pare riprenderà in ogni caso con altri protagonisti, ecco, insomma, anche perché lo spettacolo, visto non solo a Foggia ma soprattutto al Petruzzelli di Bari, ha un valore assolutamente artistico grande, ecco, insomma, è imperdibile. Vabbè, detto questo, conoscendo Marcello Corvino da una parte e Pino Aprile dall'altra, stimando molto i libri di Pino Aprile, che hanno ridato dignità a noi meridionali. Guardate, la lettura di quei libri non è una lettura che appartiene soltanto alla nostra condizione logica, ma appartiene anche alla nostra condizione psicologica, al nostro senso di minorità nell'essere meridionale, al senso di colpa, di essere diversi, di essere minori, che ci portiamo dentro da sempre. Perché sempre, insomma, basta quei risolini che ogni tanto fanno nei telegiornali o in alcune trasmissioni televisive, appena si parla di sud o appena si parla di qualcosa che accade al sud, si comincia a ridere di noi, naturalmente. E questo perché il pregiudizio contro noi meridionali è antico, è radicato, parte, ormai c'è 150 anni di storia e più, parte dal D'Azeglio e arriva fino a Giorgio Bocca, buonanima, insomma. Quindi queste letture ci hanno ridato dignità, sono letture catartiche, direi, purificatrici dei nostri sensi di colpa, e finalmente possiamo affermare a testa alta di essere meridionali e di poter contribuire ai cambiamenti epocali del mondo elencati prima, appunto, da Pino Aprile. Beh, insomma, voglio farla brevissima. So che Marcello appunto stava mettendo su questo teatro verità, una forma bellissima di teatro, perché finalmente si esce dalla commediola di intrattenimento borghese a teatro, ormai diventata noiosissima e insostenibile, e si passa invece a una forma di teatro della conoscenza, in cui i grandi protagonisti della vita culturale italiana e non solo sono presi di peso e messi su un palcoscenico e diventano, nella società dello spettacolo, essi stessi si fanno parte dello spettacolo, ma lo si fanno con assoluta serietà, perché c'è stato lo spettacolo anche di Corrado Augias qui a Foggia, se avete assistito allo spettacolo di Augias, ecco, probabilmente per me è valsa più quell'ora e mezzo di spettacolo che non tre o quattro lezioni universitarie su Leopardi. Quindi è uno spettacolo verità, un teatro della conoscenza utilissimo oggi, che apre nuove frontiere.
l'idea che mi è balzata in testa, un po' balzana all'inizio, era quella appunto di chiedere a Marcello perché non portiamo Pino Aprile al teatro. A Pino Aprile non avevo detto ancora nulla perché volevo prima lo chiedere alla produzione. Marcello mi dà subito lo che l'idea gli piace. Il problema era convincere Pino Aprile, perché non è un uomo di teatro come Margherita Hack, come Augias, come Lampino, come tanti altri, come Odi Freddi, no? E tanti altri che la Promo Music ha messo in scena facendo questa operazione meravigliosa. Occhio che Rappini mi seguirà, quindi non dire che non è un uomo di teatro, perché ho visto le prove. Sì, e poi guardate, superano se stessi davvero, a vederli poi, anche persone come Margherita, come Travaglio, hanno lo stesso Travaglio pure, c'è sempre qualcosa di spettacolare poi nelle sue conversazioni, no? E quindi questo teatro verità che ci apre nuovi orizzonti di conoscenza, utilissimo. Unisce l'intrattenimento, il divertissement alla conoscenza, alla cultura. Il problema era convincere Pino Aprile. L'unico modo, pensavo, io sapevo che era molto amico di Eugenio Bennato, e gli prospetto quest'idea di fare uno spettacolo insieme ad Eugenio Bennato. E gli dico: dai Pino, fatti coraggio, perché tanto Eugenio è un vecchio marpione, un vecchio lupo di teatro e di spettacolo, quindi lui ti supporterà, ti darà una mano, la cosa potrà riuscire. E lui mi confessa candidamente dicendo che aveva già pensato di fare uno spettacolo con Eugenio Bennato. E quindi non mi apre la porta, trovo una porta sfondata, non aperta, immediatamente. Quindi, insomma, quando una cosa si deve fare, tutto l'universo congiura perché si avveri, no? Dicono forse i cinesi, mi pare, insomma. E quindi la cosa è stata decisa. Abbiamo cominciato a lavorarci su Pino Aprile, che nonostante sia lui il maestro di questi argomenti, in qualche modo ha accettato, insomma, il mio modesto contributo anche come autore dei testi, modesto rispetto a lui che, insomma, che studia queste cose forse da 40 anni, da 50 anni, in modo molto più profondo di quanto possiamo fare noi, che probabilmente ci occupiamo poi di tante altre cose. E quindi siamo arrivati a questa determinazione. Questo spettacolo avrà un'anteprima in Emilia Romagna, nelle zone, ahimè, vicino alle zone ahimè colpite dal sisma, il 5 e 6 luglio, e poi appunto il 22 luglio debutterà ufficialmente con il titolo di Profondo Sud a Monte Sant'Angelo, che è nel castello di Monte Sant'Angelo, il paese successivo, la cornice del castello Tube. Quindi ci aspettiamo tutti delle grandi cose. Di solito i produttori parlano poco, Marcello Corvino invece è un produttore che parla molto. Quindi fai parlare prima Federico Rampini. Il problema è che dopo che ha parlato Federico Rampini trovi la sua volta. Se devi dire qualcosa dillo adesso. Facciamo un po'. Va bene, intanto ti ringrazio per questa bella collaborazione, perché comunque io sono molto legato alla mia terra, anche se vivo a Bologna, sicuramente sono sempre qui, comunque è una cosa che mi fa piacere. E le collaborazioni che faremo insieme saranno, questa è il debutto di Pino Aprile, il debutto di Federico Rampini con Gianna, e vabbè, adesso ne parlerà Federico. Poi faremo lo spettacolo di Marco Travaglio e Isabella Ferrari, che non avete messo, però questo spettacolo si farà perché lo vuole Isabella Ferrari, perché un giorno ero a Bari, mi chiama, mi dice: per favore portami a Monte Sant'Angelo, perché so che è un paese bellissimo. Allora a me seccava moltissimo di dover prenderla a febbraio e portarla a Monte Sant'Angelo, c'era la neve, allora ho detto: va, facciamo uno spettacolo a Monte Sant'Angelo, andiamo quando fare lo spettacolo. E così è stato, ho chiamato Franco e così è. E poi c'è quello di Andrea Segre e Patrizio Roversi sull'acqua, e questo è, insomma, vi ringrazio, è una cosa molto bella, quindi starò per una settimana sul Gargano, questo mi piace moltissimo, grazie. Grazie Marcello. A questo punto approfitterei anche per dare la parola al sindaco di Monte Sant'Angelo, perché abbiamo evocato questo posto bellissimo, ma con un sindaco. Sì, da un mese, ce l'aveva anche prima, per carità, io da un mese. Io ringrazio Franco, Federico Rampini e tutti quanti gli altri. E naturalmente io sono, come dire, il sindaco della location, non so se
non ho mai creduto che fosse l'ultima edizione quella dell'anno scorso, Franco. Io sono iscritto intanto perché il 21 dicembre non accade a nulla, ma perché io ci ho sempre creduto in questa festa quando non ero né amministratore, poi adesso ci credo ancora di più come sindaco, e quindi io auspico tra di noi una collaborazione ancora maggiore. Veramente in questo mese non abbiamo avuto modo, tu perché preso dall'organizzazione della festa, io devo ancora capire cosa succede nella mia vita per fare il sindaco, non è proprio quello. E quindi io da quando finisce questa edizione voglio, come dire, ci mettiamo a organizzare la nuova in una forma, se possibile ancora, perché quest'anno veramente il livello dei partecipanti sia in campo musicale che giornalistico o teatrale, veramente il livello è a noi amministratori, a noi montanari, vista anche l'eco che abbiamo nel mondo dello spettacolo, degli artisti, delle attrici, dei produttori, quindi ci fa enormemente piacere. Tra qualche settimana noi abbiamo anche la cerimonia di apposizione, la cerimonia ufficiale di apposizione della targa, della consegna della targa UNESCO, quindi è un periodo che abbiamo davanti molto, molto ricco, molto significativo, anche molto impegnativo. Io dicevo prima a Federico, speriamo di non deludere lui e la moglie che verranno per la prima volta a conoscere Monte Sant'Angelo. Invito tutti quanti voi a venire a Monte, naturalmente, perché tanto ci vuole il pubblico per questo tipo di spettacolo che è molto, molto buono, e quindi ci vuole anche un grande pubblico. A conoscere Monte Sant'Angelo, spero vi troviate bene, e quindi Franco, alla prossima, ad maiore, come si dice. Grazie. Grazie. Allora, passiamo allo spettacolo Occidente Estremo. Innanzitutto devo dire una cosa, la cosa che mi fa piacere è che anche questo spettacolo, a parte il produttore foggiano di origine, ha un elemento di radicamento in questo territorio nei musicisti. In particolare qui abbiamo Gianna Fratta, che io insomma saluterei con un applauso, che curerà insieme a Dino De Palma le musiche dello spettacolo di Federico Rampini. Con Gianna siamo legati dalla comune appartenenza al consorzio dei festival della provincia di Foggia, Five Festival Food System, che unisce le nostre esperienze associative, che sono esperienze appunto che producono arte, e quindi questo sarà un evento coprodotto, quindi in qualche maniera c'è la partecipazione sia dell'associazione Spazio Musica sia dell'associazione Legambiente su questo festival. È una forma di collaborazione tra gli appartenenti a questa rete che sta funzionando, che ormai è viva da 3 o 4 anni. A questo punto io lascerei la parola a te per raccontare quello che state facendo. Buonasera. Ma intanto, visto che io di mestiere faccio il giornalista, consentitemi di cominciare con uno scoop, e cioè il calendario dei Mai è stato rivisto completamente. Siamo già morti. È stato... No, una buona notizia. C'è una recente scoperta di un'equipe di archeologi statunitensi, ma nelle località dei Maya, che sono nell'America centrale, ha completamente rivisto tutto quello che credevamo di sapere sul calendario dei Maya e la famosa profezia sulla fine del mondo nel 2012. Quindi il vero calendario dei Maya ci assegna ancora qualche millennio. Siamo tranquilli. Non l'ho inventato adesso, è una notizia autentica. E tra l'altro aggiungo una chiosa a proposito di questa storia dei Maya, che è molto divertente, che voi probabilmente sapete che la fine del mondo del 2012 ha anche fornito lo spunto a un film di Hollywood abbastanza recente. Quello che è interessante, perché ci collega a Legambiente, avete visto che indosso il colore, ecco, è che dovendo scegliere una causa della fine del mondo, Hollywood, in questo film recentissimo, ha scelto una catastrofe ambientale. Perché in effetti il film 2012, film mediocre, diciamo, come qualità, però pieno di effetti speciali, insomma, di quei film che si fanno vedere, prodotti hollywoodiani,
la causa scatenante che avvera la profezia dei Maya è il cambiamento climatico, il surriscaldamento, gli oceani che si alzano. Questo è interessante perché ci dice come è cambiata la percezione. Hollywood è una macchina da soldi, ma è anche delle antenne molto sensibili su quello che oggi sono le preoccupazioni più vive, più importanti del pubblico americano e mondiale. È interessante perché probabilmente lo stesso film girato negli anni 50 avrebbe immaginato la fine del mondo causata da un conflitto atomico, dalla guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia. Oggi è l'ambiente, quindi fate bene a collegarvi. No, io allora prima di tutto dovrei ringraziare, devo molto sentitamente, molto calorosamente ringraziare l'ospitalità della città di Monte Sant'Angelo, la Lega Ambiente che organizza questa, la libreria UBIC. Trovo splendido che l'anteprima di questo nuovo spettacolo avvenga in queste circostanze, per tante ragioni. In questo luogo e in queste circostanze, e sotto l'egida di Lega Ambiente. La prima ragione è che questo nuovo spettacolo nasce qui a Foggia, cioè non è soltanto la cooperazione di Gianna Fratta, è l'idea di Gianna Fratta che ha scatenato questo pandemonio in cui mi sono lasciato risucchiare, perché io sono stato qui tra voi in epoca molto recente, 29 gennaio, musica civica, quella è stata una serata un po' più tradizionale, nel senso che io parlavo dei miei libri, però c'era già un qualcosa di diverso, perché c'era la musica, il luogo era un teatro, Gianna Fratta ha avuto l'idea, è lei che ha coinvolto Marcello Corvino e in questa avventura splendida di cui vedrete l'anteprima nazionale per l'appunto a Monte Sant'Angelo. Lo spettacolo Estremo Occidente sarà composto di tre scene. La prima racconta il sogno americano, il mio sogno americano, che parte della mia vita, la mia scoperta della California, tanto per cominciare, che risale a una giovinezza ormai lontana, la mia vita anche in California, ha occupato lo spazio della mia vita, poi il sogno americano come lo rivivo oggi trapiantato sull'altra costa, non più in California ma a New York dove abito. Il sogno americano lo racconto perché ci riguarda, perché ha occupato uno spazio smisurato non solo nel nostro immaginario ma nei nostri progetti, nella fiducia che avevamo nel futuro. C'era tante cose che venivano da quel mondo. E il sogno americano oggi è potentemente in crisi. Non è solo la crisi economica, c'è qualcosa di più profondo, cioè tutti ci sentiamo coinvolti in un declino dell'Occidente. E il centro di questo declino, addirittura di questa decadenza, è in America. Io lo osservo in America. Quindi rimango affascinato da tutti gli elementi di grandezza, di creatività, di innovazione degli Stati Uniti e al tempo stesso vedo anche i segnali di una decadenza che vanno oltre l'aspetto della crisi economica, che pure è grave e ci riguarda da vicino. La seconda parte dello spettacolo è sulla Cina, che ha occupato un altro pezzo considerevole della mia vita, ed è una Cina che racconto nei suoi misteri più seducenti, più affascinanti, ma anche in quelli più inquietanti, che ci interpellano da vicino, perché se ci prepariamo a vivere in un secolo asiatico, comunque in un'epoca storica in cui queste potenze emergenti avranno un ruolo molto più importante che il passato, questo ci pone anche dei problemi. E sicuramente il problema comincia già l'accompagnamento musicale, esatto. È un suo, la vorrei infilare già degli elementi. Siamo una banda. La Cina ovviamente vuol dire anche la questione della sostenibilità dello sviluppo. È evidente che oggi una delle ragioni per cui possiamo temere la fine del mondo o la fine di un certo mondo è che
fare spazio a 1.300.000.000 di cinesi che si avvicinano molto rapidamente a uno stile di vita e di consumo di tipo occidentale, poi seguiti da 1.100.000.000 di indiani, da 200.000.000 di brasiliani. Questo comporta una pressione inaudita sulle risorse naturali del nostro pianeta, quindi è l'emergenza ambientale. Questo poi porta alla terza e conclusiva parte dello spettacolo, che è quella più politica, anche più costruttiva, più propositiva, dove ci sono delle idee sul nostro futuro, dove si parla di noi Italia, di come possiamo uscire da questa, che non chiamo nemmeno solo una crisi economica, io preferisco usare il termine la grande contrazione, perché è una crisi che è la sovrapposizione di shock multipli. C'è stato ovviamente lo scoppio della bolla finanziaria, della finanza tossica, però ci sono shock ambientali, demografici, c'è questo gigantesco conflitto distributivo su scala planetaria per accaparrarsi delle risorse del pianeta tra l'Occidente e il resto del mondo. La grande contrazione da cui si esce puntando sulle nostre risorse, e da questo punto di vista poi concludo sul perché è così importante che l'anteprima nazionale di questo spettacolo avvenga qui e sotto l'egida di Legambiente. Ma insomma, voglio precisare che si tratta di uno spettacolo, è teatro giornalismo, vogliamo chiamarlo così, è per me una sfida relativamente nuova, meravigliosa, affascinante, mi ci sto immergendo con passione, spero che vi divertirete anche voi. È vero spettacolo perché c'è una vera regia, Antonio Petris, regista teatrale, c'è una parte musicale che occupa uno spazio importante, un ruolo importante, non solo a commento, ma fa parte della storia, la musica, con Gianna Fratta, con Dino De Palma che addirittura si è studiato un violino coreano-cinese per introdurre delle melodie orientali che per noi sono molto esotiche dentro, più esotiche di quelle. Queste sono melodie che conosciamo, che sono familiari. Quelle che Dino ci farà sentire saranno... E tutto questo ovviamente con la produzione di una vera casa di produzione teatrale. C'è anche Veronica Granatiero, che è una cantante meravigliosa di 23 anni, è manfredoniana. Ecco, concludo dicendo che l'importanza per me di debuttare a Monte Sant'Angelo quest'estate e con Legambiente è perché nel messaggio finale di questo spettacolo, che sarà un messaggio anche di speranza per il nostro futuro e per l'uscita da questa crisi, ci sono degli elementi che vi riguardano direttamente. Uno di questi, e ne sono convinto proprio per la mia vita di italiano all'estero, di nomade della globalizzazione, continuamente confrontato con l'opinione che altri popoli hanno di noi, come ci vedono gli americani, come ci vedono i cinesi, mi convinco sempre di più che le nostre risorse migliori stanno qua, sono nella bellezza dell'ambiente, del paesaggio, quando lo difendiamo, quando sappiamo tutelarlo, sono la nostra natura, le nostre coste, i nostri centri storici, le nostre città d'arte, la qualità della vita nei nostri centri urbani, la qualità enogastronomica di queste terre. Queste sono delle risorse fantastiche, meravigliose, ineguagliate, e davvero non è retorica dire che ce le ammirano tutti, perché poi ne abbiamo dei segnali tangibili ogni volta che vengono a scoprirci o che noi portiamo pezzi della nostra cultura, e naturalmente l'opera è una di queste forze della cultura italiana. Ho detto ambiente e poi ho detto cultura, perché dalla mia esperienza californiana, quella è una terra molto distante da qui e al tempo stesso con delle analogie, non solo perché la California è stata segnata da un'immigrazione italiana importante, storica, dall'Ottocento, che ha portato per esempio la cultura del vino, non è un caso che i vini californiani siano diventati competitivi e che dietro c'è una cultura italiana del vino, ma la California
è interessante perché, e quello è davvero l'estremo occidente, in senso geografico, siamo proprio nel far west degli Stati Uniti, nel senso più profondo, metaforico, è l'estremo occidente perché è la punta avanzata della modernità, ciò che l'Occidente ha espresso come rivoluzioni tecnologiche che hanno plasmato il nostro modo di vita, i computer, gli iPhone, gli iPad, è nato tutto lì. Tutte le rivoluzioni tecnologiche degli ultimi 50 anni sono regolarmente, ci sono state regalate da quel pezzo di California che si chiama la Silicon Valley, alla periferia di San Francisco. È quasi miracoloso, e anche questo è un mistero da decifrare, quale sia l'ingrediente. Ebbene, quali sono gli ingredienti che fanno della California una terra così speciale, che continua ad attirare talenti dal mondo intero? Società multietnica, ma una società particolare che non soltanto attira immigrazione, ma attira cervelli, un'immigrazione molto particolare di talenti creativi, innovativi, che si sentono a casa loro immediatamente in California perché trovano una società aperta, trovano una società che accetta tutte le diversità, di tolleranza, addirittura che premia la trasgressione. E questo secondo me è un messaggio politico forte anche quando ci confrontiamo con la Cina. È anche la terra dove è nato l'ambientalismo moderno. La California, guardate che oltre ha delle risorse naturali meravigliose, alcuni dei più bei parchi nazionali degli Stati Uniti si trovano in California, ma non a caso, perché lì nacque per esempio John Muir, fu uno dei primi naturalisti, si chiamavano all'epoca, nell'Ottocento, prima che esistesse la parola ambientalismo. Hanno difeso quella natura incontaminata, hanno difeso foreste di sequoie che hanno 500 anni di età. Il Trattato delle Nazioni Unite è stato firmato nella foresta di Muir Woods, a pochi chilometri a nord di San Francisco, dove ci sono ancora queste sequoie che hanno 500 anni. E non è un caso, ecco, che poi gente come Steve Jobs ha scelto quel luogo per esprimere la propria creatività e dare forma alla modernità più estrema, perché si riconosceva in quei valori. Tra l'altro Steve Jobs era buddista, vegetariano, insomma, e fa parte di tutta quella storia di rivoluzioni culturali californiane che, di cui mi sono innamorato quando avevo già 20 anni, no? La New Age. E questo rimane un modello che ci parla a noi, perché ci dice quali sono i valori veri su cui si può ripartire e uscire dalla crisi. La difesa dell'ambiente è uno di questi. La cultura, è certamente la California non ha la possibilità di vantare patrimoni storici e una tradizione di civiltà antichissima come la nostra, tuttavia qualcosa possiamo imparare anche in quello che dedicano loro di risorse alle università, alla ricerca scientifica, all'istruzione, è fantastico. Non è un caso se Berkeley, Stanford, sono sempre tra le migliori università del mondo, ci credono. Che la cultura vada sostenuta è una cosa su cui non hanno. Sono disposti a tagliare su tante altre spese, ma non tagliano mai sulla cultura. E al tempo stesso poi sono le stesse persone che io ho visto quando ritorno regolarmente a San Francisco, che è la mia seconda casa americana, anche se vivo a New York, quando ci sono tornato ad esempio in occasione della morte di Steve Jobs, gli stessi giovani che di giorno si inventano il nostro futuro nel campus di Google o di Facebook, la sera vanno a ascoltare Puccini all'Opera di San Francisco. E quindi anche la cultura italiana in un certo senso rivive continuamente, viene riscoperta e valorizzata continuamente in quel luogo che è l'estremo occidente. Quindi in questo senso, e anche nelle forze migliori del modello europeo, che non disprezzo affatto, perché in questo momento abbiamo tutte le ragioni di nutrire una forte antipatia nei confronti della Germania per le politiche di austerity che ci sta imponendo, con effetti distruttivi a tutto il resto dell'Europa, compresi noi. E tuttavia la Germania è anche un modello fatto di grandi investimenti nelle energie rinnovabili,
è il paese che riesce da 10 anni ad avere una bilancia commerciale attiva con la Cina, esportando tecnologie avanzate ma con alti salari, un sindacato forte. È il modello sociale europeo, insieme con quei paesi nordici come Finlandia, Norvegia, Danimarca, che sono sempre in testa alle classifiche OCSE sulla qualità dell'apprendimento nei licei. Dove in Finlandia, ad esempio, la politica di reclutamento dei professori delle scuole medie li seleziona sempre dal 33% dei laureati più gradi delle loro università, che è considerata una professione di eccellenza l'insegnamento nelle scuole medie. Ecco, queste sono le cose che mi fanno dire che sono felice di avere l'anteprima di questo spettacolo qui, perché se il Sud, se la Puglia, se il Gargano può ripartire è puntando su questi valori, che sono i nostri valori di sempre, sono i vostri valori di sempre, e in un pianeta dove le risorse naturali sono scarse, dove i cinesi soffocano sotto lo smog, dove gli americani sono alla ricerca di nuovi modelli di vita, di nuovi stili di vita, di un consumo frugale, qui abbiamo sicuramente qualcosa da dirgli. Legambiente, che è forse portatore di un messaggio positivo, nel senso che siamo degli ambientalisti ottimisti, non pessimisti, cosa abbastanza rara, diciamo, nel panorama ambientalista, sta facendo una campagna a molto tempo sulla qualità culturale del territorio. Cioè, noi siamo convinti che la qualità ambientale si accompagna sempre con la qualità culturale del territorio, e che forse la California, come l'hai descritta tu, è forse il luogo in cui qualità culturale e qualità ambientale stanno assieme e sono probabilmente il modello del futuro, cioè la tecnologia avanzata, il guardare avanti con i piedi belli piantati su una natura che è ancora natura, su un'idea di ambiente che è corretto, eccetera. E poi in effetti appunto questa Germania che va vista fino in fondo, appunto, 170.000 posti di lavoro frutto della scelta per le rinnovabili da parte della Germania, sono un ossigeno per l'economia europea che è straordinaria. Detto questo, penso che l'invito a essere presenti il 15 di luglio a Monte Sant'Angelo sia stato bello forte. Noi siamo molto curiosi sia per lo spettacolo di Pino Aprile che per lo spettacolo di Federico Rampini. Lo ringraziamo per essere stato con noi. Vi dico che questa ve la posso dare anche come notizia: innanzitutto noi il programma completo dei 65 eventi lo pubblicheremo il giorno della conferenza stampa che faremo in Camera di Commercio il 3 di luglio, perché molti eventi li stiamo ancora definendo adesso, e quindi quegli eventi gastronomici, le summer school, avremo una summer school di giornalismo con Alberto Fiorillo, che è un tuo collega, scrive sul Venerdì di Repubblica, e avremo una summer school di critica, di nuova critica teatrale, un laboratorio con Alfio Antico, che è il più grande tamburellista al mondo, avremo anche un laboratorio di teatro ragazzi e altre esperienze educative e formative, perché noi siamo convinti che in un festival si imparano molte cose, non solo perché si partecipa agli spettacoli, ma anche perché deve essere un laboratorio. Quella che qui figura come anteprima del 6-8 luglio in verità non è un'anteprima del nostro festival, ma è la chiusura di un progetto bellissimo che nasce quest'anno, che verrà presentato ufficialmente il 20 e il 21 luglio a Bari. Alla conferenza stampa parteciperemo anche noi, che è un progetto che si chiama Apulia Green Hour, e che appunto finirà queste 3 tappe nei parchi pugliesi da noi, con una 3 giorni dedicata al sacro. Quindi aspettatevi pure delle belle cose in quella 3 giorni, dal 6 all'8, perché saranno 3 giorni che vi dico, vi anticipo, saranno magici per i luoghi che visiteremo e per gli eventi che vivremo. 3 luoghi del Gargano che sono veramente significativi. Mi dispiace, anzi, se capiti da queste parti in quei 3 giorni vedrai delle cose che di solito non si vedono. Siete le prove per lo spettacolo.
fissiamo le prove dello spettacolo di Lampini dal 6 all'8. Quindi anche questo è qualcosa di che appunto. L'ultima cosa, primo aprile ha citato Franco Arminio, bene, lo diciamo, anche Franco Arminio era dei nostri, lo è stato l'anno scorso perché ha fatto parte della commissione che ha giudicato i nostri cortometraggi, è venuto tranquillo, ha fatto la giuria senza dire manco una parola, manco l'abbiamo fatto parlare, perché Franco Arminio è un nostro amico molto stretto che ci frequenta sempre. Io ritengo essere uno degli scrittori italiani più innovativi e più illuminanti degli ultimi tempi, paesologo, si è inventato un mestiere. Esatto, è venuto un ospite. Anche Franco Arminio sarà dei nostri il 29 di luglio. Adesso vi do l'appuntamento a Festambiente Su, il Teatro Civile Festival, dal 20 al 29, con le due anteprime che abbiamo detto. Grazie a tutti per essere intervenuti.